Oggi vediamo il presente indicativo di due verbi che hanno una struttura simile e sono il verbo potere e dovere. Vediamo il verbo potere. Io posso, tu puoi, lui può, noi possiamo, voi potete, loro possono. Guarda questo verbo, cosa noti? Ci sono delle persone che sono regolari? Le terminazioni sono regolari? Ci sono delle caratteristiche che si ripetono? Metti in pausa il video e osserva il verbo. Innanzitutto vediamo che la seconda persona plurale, voi, è regolare, potete. Il voi quasi sempre è regolare nei verbi al presente. Poi notiamo che le terminazioni sono regolari tranne nella terza persona singolare, può. E poi notiamo che c'è questo posso, che si ripete nella prima persona singolare, nella prima persona plurale e nella terza persona plurale. Adesso proviamo a coniugare il verbo volere. È molto simile al verbo potere. La prima persona è voglio, la seconda persona è vuoi, così come potere è puoi, la terza cambia e vuole, mentre in potere è può. Metti in pausa il video e prova a completare la coniugazione di questo verbo. Ed ecco qui la coniugazione completa. Io voglio, tu vuoi, lui vuole, noi vogliamo, voi volete e loro vogliono. Vedete che così come potere faceva io posso, noi possiamo e loro possono, anche volere fa io voglio, noi vogliamo, loro vogliono.